Space Metropolis è un progetto che nel 2011 hanno pensato Giorgio De Finis e Fabrizio Boni, che sono antropologi e registi. Hanno a un certo punto pensato di costruire un progetto in uno spazio occupato, perché comunque il loro percorso li aveva portati a collaborare anche con gruppi di architettura come Stalker, in luoghi come il Casilino 900, cioè spazi occupati, che erano quindi dei luoghi in cui si creavano delle comunità complesse e interessanti. A un certo punto hanno pensato bene di creare un progetto che utilizzasse l'arte come elemento anche di coesione, di costruzione e sviluppo di una comunità composita come quella che può stare dentro in un'occupazione. Ed effettivamente è quello che poi è successo. Quindi quello che hanno fatto è stato chiamare un certo numero di artisti, architetti e dargli un'idea. L'idea partiva dal creare una specie di remake del Voyage dans la Lune di Méliès. E perché comunque parla sempre del concetto stesso di migrazione, cioè parla di quell'idea per cui a un certo punto il mondo diventa un posto quasi invivibile per mille motivi e a un certo punto, come dire, l'ultima frontiera delle migrazioni diventa la Luna, perché il mondo fondamentalmente è finito, non ci sono più occidenti ulteriori da scoprire, è un'utopia comunque. Quindi per tutte queste persone che in fondo sono arrivate qui in Italia, la Luna diventa fondamentalmente una specie di immagine di quella che è la loro speranza di trovare un mondo nuovo, un posto migliore in cui poter stare. Quindi su tutta questa metafora si è costruito questo progetto in cui appunto questo gruppo di artisti aveva il compito di insegnare a queste persone a migrare sulla Luna, cioè a raggiungere questa utopia per certi versi. Quindi a ognuno è stato chiesto di fare un determinato tipo di intervento, cose anche diverse. Io sono stato il primo tra tutti questi artisti e ho costruito il telescopio, cioè lo strumento che serve a vedere la Luna. L'idea di partenza era quella di lavorare assieme alle persone che vivono qui, cioè fargli costruire il telescopio. Nel senso, avrei potuto farlo con due operai, ci avrei messo 2 giorni. L'ho fatto invece con gli abitanti del Metropolis, ci ho messo un mese. E piano piano, quando si è iniziato però a lavorare, se prima, come dire, c'era un po' di diffidenza, a un certo punto è cominciato ad esserci invece interesse che ha portato alcuni a chiamare altre persone, ad aiutarci, finché si è creato un gruppo anche abbastanza largo che ha costruito il telescopio. A un certo punto, a metà più o meno, è successa una cosa che reputo molto interessante, cioè il fatto che loro, gli stessi abitanti di Metropolis, mi hanno detto: noi vorremmo mettere il telescopio in cima alla torre della fabbrica. Allora io ho chiesto: ma perché lo vogliamo mettere in cima alla torre? E loro mi hanno detto molto chiaramente, dice: sai, anche se siamo qua, la periferia estrema di Roma, le persone fanno finta di non vederci. Cioè, fin tanto che stiamo dietro al muro di recinzione, no? Va bene, però è come se vogliono far finta che noi non ci siamo. E allora mi hanno detto: invece vogliamo mettere questo telescopio, che è appunto il simbolo del raggiungimento di un'utopia, di un luogo, di un altrove dove stare meglio, no? In cima alla torre, perché vogliamo che tutti vedano che siamo qua e abbiamo sogni. Questo gruppo di persone, che veniva da storie molto diverse, che certamente non sono i frequentatori abituali del mondo dell'arte, hanno capito in un attimo a che serve l'arte, a cosa serve, cioè serve a comunicare tra persone diverse, serve a creare dei ponti di comunicazione, a creare dei tessuti, degli elementi di condivisione e di dialogo. Perché l'arte è una cosa semplice, però per assurdo ci si accorge, ci si rende conto di quanto sia semplice l'arte nei luoghi che sono meno avvezzi poi a frequentarla o a specularci sopra. Adesso effettivamente, salendo su, sopra la torre, si vede tutta Roma e il telescopio tecnicamente si vede dappertutto. Il telescopio è un simbolo, nel senso, poi è un vero telescopio, quindi serve a vedere la Luna veramente, però voglio dire, non vieni qui per andare a vedere la Luna, forse in realtà è vedere il telescopio, cioè più che vedere attraverso il telescopio è diventato importante vedere il telescopio, che non è un'opera d'arte dell'artista, ma è diventato fondamentalmente l'espressione di una comunità. Cioè, nel momento in cui la comunità stessa colloca l'opera che è il telescopio, la monumentalizza, cioè fa di un'opera un monumento. E questa cosa non è la cosa che fa l'artista, attenzione, monumentalizzare qualcosa lo fa una comunità. È un oggetto di metallo che è stato costruito usando dei simboli del potere che però erano finiti nella mondezza, cioè sono barili di petrolio, e quindi sono per certi versi simboli di potere, sono pezzi di metallo presi in questa fabbrica che a loro volta rappresentano fondamentalmente il simbolo dell'industrializzazione di un mondo, del positivismo e quant'altro, che però è andato in malora. Quindi tutta questa roba che di fatto rappresenta un mondo,
che però in realtà è in grossa, in questo momento è in grossa crisi, è un mondo che è finito fondamentalmente. E con questi elementi abbiamo ricostruito, cioè con le macerie del mondo di prima abbiamo costruito un'utopia. Quest'opera è un lavoro molto vicino al lavoro che faccio abitualmente, anche se normalmente il mio lavoro è la costruzione di spazi, ambienti, insomma, in cui si entra dentro uno alla volta. Chiaramente sono macchine calibrate per mettere il visitatore nella condizione di fare una performance all'interno. Questo lavoro in realtà è molto vicino a tutto questo, nel senso che poi, al di là della tecnica che si utilizza, quello che io cerco di fare è costruire specchi. Dunque, se costruisco un ambiente che a un certo punto è pensato per funzionare come uno specchio, cioè per permettere a te di vedere te stesso dentro quel luogo, cioè di poter utilizzare quel luogo come se fossero le pareti dei sogni, no? Sai, nei sogni sei accerchiato da pareti sensibili che fanno emergere poi quelle che sono le tue immagini del recondito. Quindi, quello che cerco di fare è costruire ambienti che abbiano la stessa meccanica. Dunque, alla fine, quello che vedi è te stesso, è uno specchio. Prima parlavamo della monumentalizzazione di questo lavoro, ma che cos'è un monumento? Un monumento è qualcosa in cui si riconosce l'immagine di una comunità, cioè quindi che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un altro specchio fondamentalmente. Apposta ti dicevo prima, è un lavoro che hanno fatto loro, cioè comunque è un lavoro di una comunità, nel senso anche gli altri lavori per certi versi, anche gli altri, io sono una specie di... Il costruttore di specchi non è quello che costruisce l'immagine che c'è nello specchio, e quello che è importante nello specchio è l'immagine. Io, tra l'altro, ho lavorato molti anni nel mondo delle occupazioni, comunque ho vissuto in questo mondo, ho collaborato con i movimenti di lotta per la casa, sono stato a mia volta co-direttore di un grande spazio occupato che è stato a Roma per alcuni anni un po' il punto nodale della produzione culturale indipendente, che era l'Angelo Mai, è stata esperienza molto importante, dove sono passati più o meno tutti gli artisti, musicisti, teatranti più importanti in Italia. Cioè, mi ha fatto capire quanto importante è fare arte in un territorio che è un territorio misto, che non è il territorio del sistema dell'arte, dove poi, come dire, arriva sempre tutto, ma non nasce niente nel sistema dell'arte. Nel senso, il sistema dell'arte è una cosa, come dire, è dove poi a un certo punto l'esperienza si cristallizza e può diventare economia, può diventare al limite storiografia. Però le cose normalmente nascono da fuori perché le cose veramente importanti appartengono al mondo, non al mondo dell'arte. Quindi l'artista le cose le va a cercare nel mondo. Poi alla fine arrivano pure nei musei, arrivano nelle gallerie, arrivano, ma non se tenti di costruire una cosa da dentro un museo, da dentro una galleria, che vuoi che esca fuori? Il gioco è sapere dove hai i piedi puntati e dove arrivano le tue mani. Nel senso, come dire, devi sapere che i piedi devi tenerli a terra, cioè devi tenerli dov'è la terra. Quindi i miei piedi sono nelle cose, cioè in questi spazi qui, piuttosto che altrove, ma cioè dove accadono le cose, perché se devo riflettere la realtà, devo stare dentro la realtà. Altrimenti poi finisco per fare, che ne so, dei lavori che sono estetici, come tanti lavori che, per esempio, hanno avuto fortuna nel momento pre-crisi, durante la bolla, c'era tantissima estetica, tantissimi lavori estetizzanti, che erano, come dire, la copia di altri lavori. Invece adesso, ultimamente, la crisi ha battuto un po' questa. Quando poi peschi nella realtà hai un sacco di cose da dire, quindi trovi anche delle persone che possono essere interessate ad ascoltare che cosa è successo. Di questo progetto qui ne hanno parlato dappertutto, è finito anche sul New York Times, quindi nel senso, cioè, siamo a Roma, nella periferia estrema di Roma, Tor Tre Teste, e il progetto che ha seguito Space Metropolis, che si chiama MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove al Metropolis, che è un progetto di Giorgio De Finis, che era uno dei due autori di Space Metropolis. È stata un po' la continuazione, il dire vabbè, abbiamo fatto tutto questo grande progetto, questa comunità ha cominciato a parlarsi in maniera molto più funzionale attraverso l'arte. Poi, per esempio, a volte mi capita di tornare qui con degli amici che incontrano alcuni degli attuali abitanti del Metropolis, ed è molto interessante quando senti loro spiegare proprio quanto è stato importante per loro usare l'arte proprio come elemento di sviluppo, di crescita della comunità. C'è un'amica che si chiama Sara, che è la moglie di uno di quelli che maggiormente mi hanno aiutato a costruire il telescopio, Daniel, e lei dice sempre: quando noi siamo arrivati qui era bruttissimo, cioè era bruttissimo, era un luogo dove non vivevi bene. Poi è arrivato Giorgio, Fabrizio, sono arrivati gli artisti, e adesso Metropolis è diventata un'altra cosa, perché l'arte ha distrutto il muro e ha fatto far pace a loro con l'esterno e all'esterno con loro.
ha funzionato l'arte non più come un orpello, ma proprio come un elemento, come un enzima, come un elemento attivo di mediazione. Sai, voglio dire, in Italia purtroppo queste cose qui, anche se sono vere, non vengono raramente riconosciute a livello istituzionale, quindi spesso si pensa sempre che la cultura è una cosa in più. Invece, per esempio, una città come Roma, che ha grandissimi problemi di mediazione con le comunità che ci vivono, invece la cultura potrebbe fare tantissimo, e poi lo fa.